leggerci anche un passo che mi dicevi prima, Sì, significativo. certo, senz'altro. Posso stare un secondo? Puoi, diamo il permesso. Certo. Leggerò due brevissimi racconti, quindi non vi annoio. Due brevissimi racconti, ma Anche perché non possiamo anticipare sì, troppo. sarà un occhio ombra. Soprattutto non vi dirò la fine, perché c'è poi un finale Vale, sapete chi lo legge, insomma, il libro. Spoilerare, vero? Non si deve spoilerare. Esatto, Il vostro giustissimo. termine, all'inizio lo sapete. Cos'è sto spoiler? Boh, me l'hanno spiegato. E non si anticipa il finale. Però invece una premessa devo farlo per queste storie. Perché storie? Storie, storia e memorie. Attenzione, non sono la stessa cosa. La storia è dice che sia oggettiva, poi non è oggettiva neanche la storia, c'è cioè il revisionismo, però comunque la storia diciamo che è oggettiva e si basa su dei dati, su dei documenti. Le memorie invece sono soggettive, sono individuali, sono mie, tue, sue, e le memorie a volte non sono condivise, anche se si incardinano le memorie sulla storia, la S maiuscola. La storia delle nostre. E in questo libro io incardino la grande storia, la mia storia personale e le memorie dei soggetti in modo diciamo organico, incardinate fra di loro. Però la grande differenza fra storia e memoria è meglio spiegata nel piccolo racconto che vi leggerò, dove si capisce che la storia è una cosa, in questo caso è la storia della Prima Guerra Mondiale, è un colpo alla memoria, che può non essere condivisa, può essere anzi molto contrastata, molto in conflitto, conflittuale.